Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi siamo qua con un nuovo video che riguarda il gioco horror che sto sviluppando. In questo video tenetevi pronti perché finalmente vi presenterò i personaggi, i nemici che affronteremo. Allora, c'è stato un cambio di programma. La volta scorsa, quando vi ho presentato questo gioco, vi avevo detto che l'avrei sviluppato per Roblox. Però, dopo quel video, alcuni sviluppatori mi hanno contattato e mi hanno detto che mi potrebbero aiutare a realizzarlo su telefono. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se preferite che questo gioco esca su Roblox oppure sul telefono. Vabbè, ho già fatto un post pochi giorni fa, molti di voi, anzi quasi tutti, mi avete detto che lo preferite su telefono, quindi immagino già la risposta. Va bene, dai, ma andiamo a vedere insieme chi sono questi personaggi. Prima di partire, lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva e fatemi sapere qui sotto nei commenti quale personaggio preferite fra tutti questi. Infatti, questi qua che voi vedete sono i nemici, quelli che affronteremo. Oggi vi darò qualche dettaglio, non vi darò comunque troppe informazioni perché non voglio fare spoiler, però vi dico quello che potrebbe comunque interessarvi. Partiamo qua, questi sono i tre nemici che affronteremo nel gioco. Ma chi sono effettivamente? Qual è il loro ruolo? Come si comporteranno nel gioco? Adesso vi faccio vedere tutto quanto. Partiamo da lui. Allora, ci tengo anche a precisare una cosa. Questo gioco non sarà la copia di altri giochi che voi avete provato. Ad esempio, questo nemico qua che vedete qui davanti è un nemico che comunque è un gelataio. Però non vi preoccupate, non è una copia di Rod, non è una copia di Ice Cream, anche perché, adesso vi spiego una cosa, Rod è un essere umano con la maschera. Questo non è un essere umano, è un mostro fatto di gelato. Infatti il suo nome è Mr. Creamy, che ve lo dico già comunque. Sono nomi temporanei, potrebbero cambiare durante lo sviluppo, però attualmente si chiama Mr. Creamy ed è un mostro di gelato, un mostro gelataio. Infatti nel gioco noi affronteremo dei mostri chef, sono tutti quanti dei cuochi, guardate, c'ha pure il cappellino da cuoco. E questo sarà molto molto interessante. Nel gioco si muoverà ad una velocità comunque adeguata, non sarà più veloce del personaggio. Quindi avremo il tempo di poterci muovere, esplorare un po' la mappa, ma dobbiamo fare molta attenzione perché se ci vede ci viene a rincorrere. E guardate infatti che cosa tiene in mano. Vabbè, questo non so se riuscirò ad inserirlo all'interno del gioco, però comunque dobbiamo fare molta attenzione perché sarà un nemico molto molto cattivo. Come potete vedere dalla testa, questa non è una maschera come ad esempio aveva Rod, questa è proprio la sua vera testa ed è fatta interamente di gelato alla crema. Quindi niente, caro Mr. Creamy, non vedo l'ora di affrontarti all'interno del gioco. E adesso, ora che ci penso, io di solito quando faccio le serie dei giochi faccio anche le serie, non so, con le teorie, misteri, eccetera. Se io in futuro dovessi fare una serie sul mio gioco, non posso fare queste cose. Perché effettivamente, se io volessi fare una teoria, cioè già io conosco, ce l'ho già in mente il progetto, so che, quali sono i segreti nascosti, quindi sarà un po' particolare, ecco. Ma vabbè, comunque proseguiamo qua, vediamo effettivamente questo personaggio, tra l'altro che sono dei mostri, vi dico pure un altro dettaglio, sono più alti degli esseri umani, quindi questo fa anche capire che questi qua non hanno una natura umana, ma hanno una natura un po', vabbè, poi pian piano si verrà scoperta all'interno del gioco, perché, vi dico pure quest'altro piccolo dettaglio, all'interno del gioco inserirò alcuni segreti che bisogna scoprire durante la partita, questo anche per rendere un po' il gioco non soltanto il solito gameplay, ma anche un po', non so, quello stile di mistero, quell'alone di segreti che di solito piace tanto all'interno dei giochi horror. Adesso andiamo al prossimo personaggio, che è lui, guardate qua, uno chef con la testa a forma di pizza. Allora, il suo nome ve lo dico, si chiama Johnny Pizza. Però, come vi ho detto prima, i nomi sono temporanei, anche perché questo nome, Johnny Pizza, mi sembrano quei nomi che si danno a quelle persone, non so se voi avete presente i quartieri italiani che stanno in America, che si danno questi nomignoli, ecco, mi ricorda tanto quello. E niente, tecnicamente anche lui sarà un mostro chef, avrà proprio la testa a forma di pizza, non è la maschera, è proprio la sua testa, la sua faccia, con questi occhi neri profondi, questa bocca pronta per venirci a mangiare. E infatti, se riesco, non so ancora se riuscirò a farlo, il suo jumpscare consisterà proprio nel venirci a mangiare. Sì, ve lo dico, è il mio primo gioco, è vero che mi faccio aiutare da alcuni sviluppatori, però essendo il primo gioco non è che ho ancora l'esperienza per poter fare tutte quante le belle animazioni fighissime che ci sono in tanti altri giochi, come ad esempio Poppy Playtime. Per dirvi, e quindi vabbè, cercherò comunque di farlo il più bello possibile. Non vi preoccupate, che il buon panino si impegnerà tantissimo per voi per portarvi un gioco bellissimo.
Poi, tra l'altro, questo qua, ecco, vi dico anche una personalità di questi personaggi. Johnny Pizza sarà, diciamo, quello, il personaggio un po' meno intelligente, quello più impulsivo, ecco, infatti, lui sarà più veloce rispetto a Mr. Creamy, si muoverà più velocemente, quindi quando ci incontrerà dovremo fare molta attenzione, però sarà comunque sempre più lento del personaggio, perché se lo facessi più veloce sarebbe veramente impossibile da vincere sto gioco. Ma dobbiamo fare sempre molta attenzione perché se ci vede dobbiamo subito scappare, non è che posso stare lì ad aspettarlo. Bisogna subito andarsene via, altrimenti ci viene a mangiare, diventiamo ingrediente per pizza. E infine faccio vedere pure l'ultimo nemico che però non so se riuscirò già ad inserirlo. Se era per Roblox ce l'avrei fatta, ma su telefono sarà un po' più difficile, però vedo cosa riesco a fare. E lui tecnicamente non ha ancora un nome. Però è un po' diverso rispetto agli altri nemici. Ad esempio, Johnny Pizza e Mr. Creamy hanno gli occhi completamente neri senza comunque bulbi oculari, no? Lui invece ce li ha. E guardate pure le mani. Le mani sono mezze robotiche. Ecco, questo qua è una sorta di capo di tutti questi altri due. Loro due sono tipo due fratelli e lui è il capo. E dovremmo fare molta attenzione. Lui, diciamo, ecco, se vogliamo fare un paragone con gli altri giochi, sarà molto simile a Boris di Ice Cream 8. Boris, come ben sapete, sa sempre dove siamo. Anche questo nemico farà in modo che saprà sempre dove ci troviamo e ci raggiungerà. Ma ci sarà una logica. Non è come su Ice Cream 8 che è stato messo così che non si sa il perché Boris sappia la nostra posizione. C'è un motivo. Come potete ben vedere, lui sarà un po' mezzo robotico e sarà in grado di collegarsi con le telecamere del luogo dove sarà ambientato il gioco. Quindi per questo motivo lui saprà sempre dove siamo. Eh sì, sarà un po' fastidioso, ve lo dico già. Però è stato messo intenzionalmente. L'ho messo apposta perché, dai, almeno per dare, diciamo, qualche differenza tra un personaggio e l'altro. Se no sono tutti quanti uguali, tutti simili. Non avrebbe avuto senso metterli. Questo qua sarà, diciamo, lo chef dei biscotti. E guardate, infatti, lui, qui c'è il biscotto. Diciamo che ogni nemico è dedicato ad un cibo diverso. Quindi anche per questo motivo non è una copia di Scream. Perché su Scream il nemico principale è Rod, è un gelataio. Ecco, qui invece il gelataio non è neanche il nemico principale, quindi insomma, diciamo che ci sono vari nemici che ognuno ha un'importanza diversa. Quindi niente, fatemi sapere qual è il personaggio che preferite di più fra tutti questi tre. Poi non è escluso che verranno aggiunti altri personaggi ancora, anche perché in realtà, ecco, piccolo spoiler extra perché è arrivato a questo punto del video. In realtà i cuochi non sono finiti, ce ne sono altri e durante il gioco ci saranno dei segreti da scoprire che riguarda proprio un altro mostro cuoco segreto. Chi potrebbe mai essere? Fatemi sapere qui sotto ai commenti le vostre teorie. Secondo voi dove potrebbe essere ambientato questo gioco? Che sono veramente molto molto curioso. Sì, diciamo che mi piacerebbe sviluppare questo gioco, però anche secondo i vostri consigli, perché secondo me, ascoltando i consigli, è un modo utile per poter comunque produrre un qualcosa che possa piacere. Fare un qualcosa che so che magari possa piacervi e che possa divertirvi. E quindi niente, che dire, per il momento posso finire qua il video. Fatemi sapere qui sotto i commenti cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Noi ci vediamo al prossimo video. E come sempre vi auguro una buona giornata, buona serata, buonanotte. Ciao a tutti e buon panino a tutti.